Amici e amiche all'ascolto, ben connessi naturalmente su Appunti e Contrappunti. Oggi è un pomeriggio speciale, una serata speciale, una nottata magica. Questo 14 marzo dell'anno di grazia 2013, e sentendo questo vocabolo avrete già capito che affronteremo un piccolo special sull'elezione del nuovo pontefice. Chi se l'aspettava? Penso pochissimi, penso quasi nessuno, perché tutti aspettavamo un conclave molto più lungo, aspettavamo un conclave estenuante, anche perché c'erano correnti di pensiero spirituale e materiale e politico fra le varie cerchie di cardinali che non collimavano. Invece sembra che è successo il miracolo. Per chi ci crede, c'è stato il dono della discesa dello Spirito Santo, questo ci dice la religione cattolica, durante il conclave che avrebbe e ha fatto eleggere a sorpresa forse il candidato cardinale più idoneo ed è colui che nel 2005 era arrivato secondo per una manciata di voti e per una manciata di voti non era riuscito a diventare pontefice. Ed è colui che oggi fa parlare naturalmente tutti quanti, giornali, telegiornali, giornali radio. Come al solito la regia mi dice di chi sei, giustamente. Buonasera da Roberto De Angelis, questo è stapradio.it, Appunti e Contrappunti. Allora, prima di noi ci sono stati gli amici di Fracalcio in realtà, una bellissima trasmissione condotta da Norberto Nicolai, dedicata sempre all'attualità. Torniamo all'argomento del giorno. Papa Francesco, qualcuno ci ha detto non si chiama Francesco I, si chiama solo Francesco, però avendo aperto la dinastia papale con questo nome sarà per forza Francesco I. E, oltre che Francesco I, questo cardinale è il primo cardinale gesuita, primo altissimo prelato sudamericano e primo con il nome di Francesco. Questo è il papato di Monsignor, anzi ex Monsignor, però di Monsignor Georges Bergoglio, che si apre chiaramente all'insegna di tante sorprese e di tante novità. Bergoglio, questo cognome che naturalmente tradisce origini italiane, origini piemontesi, quindi un italo argentino, che è molto alla mano. Ecco, forse questo mancava nel pontefice precedente, con tutto il rispetto parlando. Ratzinger era più un uomo di teologia, era un uomo di politica e dava la sensazione, forse sbagliata, forse no, di essere leggermente distante dal suo gregge. Forse poi le sue condizioni di salute non permettevano il proseguimento del papato stesso, per cui, fatto strano, ha dato le dimissioni essendo in vita. Quindi questo non è stato una successione di pontefice mortis causa, ma per dimissioni dichiarate da parte dello stesso Ratzinger. Ufficialmente perché c'erano situazioni di salute, lo ripeto ancora una volta, non idonee per proseguire, e realmente perché forse c'erano delle strane atmosfere che si respiravano all'interno della Chiesa Cattolica, la Chiesa Romana d'Occidente. Uso questa frase storica per far capire appunto la situazione quale fosse. Si dice che c'era troppo malcostume, si narrano, anche perché dico si narrano determinati scandali legati a situazioni di pedofilia. Dico sempre si narrano perché noi non abbiamo vissuto queste triste vicende, noi lo abbiamo sentito dai vari notiziari. E allora, prima di poter accusare ufficialmente delle persone, è logico che dovremmo avere prove più concrete e circostanziate. Poi mi lascia perplesso anche un certo finale di una situazione di pedofilia in America, perché si dice che un alto prelato pagherebbe migliaia e migliaia di dollari per risarcire i danni alle famiglie di queste poveri piccole vittime. Ma secondo me, profanamente parlando, ahimè, non c'è. Non c'è assolutamente prezzo per pagare davanti a un danno gravissimo e inenarrabile subito da bambini e magari da bambine, non sappiamo bene, da parte di che alcuni prelati che avrebbero subito queste violenze sessuali. Se ciò corrispondesse a realtà, io spero che l'avvento di Papa Francesco I, Jorge Bergoglio, possa portare luce
e soprattutto possano essere presi quei seri e sereni provvedimenti che sono da prendere. Basta con gli insabbiamenti, basta col nascondere tutto. La Chiesa, se vuole vivere egregiamente davanti al suo pascolo, davanti alle sue anime, deve dimostrare di avere una forza anche nel punire e nel tagliare i rami secchi e i rami storti della sua grandissima, famiglia. Le situazioni di pedofilia sono tantissime nel nostro mondo. E se corrispondessero in realtà certe situazioni di alcune curie, è chiaro che c'è l'aggravante che certi signori, e ho il microfono acceso, chiaramente quindi mi devo tenere, certi signori indossano e stanno continuando a indossare l'abito d'alare. Questa è un'aggravante. Anche sul Vangelo c'è scritto: guai a voi se qualcuno toccherà qualcuno dei miei figli. In particolare riferito a bambini e bambine, era meglio per lui mettersi una pietra e annegare nel lago, no? E per cui anche Gesù Cristo ha affrontato il tema della violenza sui bambini e sulle bambine. Non mi è piaciuto neanche un cardinale che si è fatto intervistare, non ricordo bene da quale emittente, si è fatto nascondere il viso, si è fatto artefare la voce, dichiarando certe cose che sono assurde, non sono comprensibili. Allora, sorpreso ieri sera e sorpresi tutti quanti noi che alle 19:04 è stato eletto Sua Santità Francesco I, non ce l'aspettavamo. È un Papa che almeno all'inizio era emozionato, e sfido chiunque a non esserlo, ma è un Papa molto alla mano, non è un Papa progressista come pensano tanti, è un Papa molto conservatore che ama le tradizioni, ma dalla forza delle tradizioni tenterà di far scaturire una nuova luce di fede, perché di questo si ha bisogno. Si ha bisogno di un nuovo pastore di anime che sappia condurre il popolo dei cattolici, italiani e stranieri, verso l'umiltà, verso il regno di Dio. Bisognerà ripristinare, bisognerà rispolverare certi valori all'interno della Chiesa e, almeno dalle prime sensazioni, questo è il pontefice più idoneo, è il cardinale più idoneo per svolgere questo delicatissimo compito, per svolgere questa missione che oserei dire è molto delicata. E poi bisognerà vedere quanta libertà d'azione avrà il nuovo pontefice. Allora mi dicono che dovremmo avere un nostro amico e opinionista, Alessio Papi. Buonasera. Buonasera a voi, come state? Buonasera, regoliamo un attimo il volume. Tutto bene? Benvenuto ad Appunti e Contrappunti. Alessio Papi, stai su www.stapradio.it. Lo ripeto ancora una volta, stapradio.it. La trasmissione si chiama Appunti e Contrappunti e stasera naturalmente è dedicata ad alcune considerazioni sull'elezione del nuovo pontefice che io all'inizio ho detto ha sorpreso tutti. Ma non ci deve far luce l'argomento, la scena di ieri che era molto emozionato, perché questo sarà un pontefice molto di polso e molto molto fermo, soprattutto è un pontefice conservatore che crede nei valori della religione cattolica al 100% e forse è l'uomo giusto al momento giusto. Alessio Papi, prego. Innanzitutto, vabbè, non potevamo aprire il suo collegamento con Habemus Papam, perché insomma alla fine ci sta tutto. Alcune considerazioni. L'hai detto tu, è stata una sorpresa e soprattutto è stata una sorpresa una fumata bianca così breve, nel senso che dopo praticamente al secondo giorno di conclave abbiamo avuto il Papa, e che questo dà un po' da pensare. Seconda cosa, è un Papa che non era stato, diciamo, inserito, come si dice, tra i papabili, quindi questa cosa in qualche maniera, cioè, dovrebbe far riflettere, perché tutti quanti speravano o in un cardinale italiano, o in un papa italiano, o in un papa nordamericano, e invece è uscito fuori un argentino. Quindi insomma, la cosa fa abbastanza riflettere. Alcune considerazioni. È il primo gesuita nella storia della Chiesa, il che per i superstiziosi potrebbe avverare la famosa profezia del Papa Nero, perché il capo dei gesuiti è definito il Papa Nero, quindi perché scaramantico potrebbe leggerci qualche cosa non positiva. Detto ciò, un argentino, un sudamericano, il più grosso continente
cattolico del mondo, e bisognerebbe un po' riflettere sul nome che ha scelto, perché insomma Francesco I sicuramente fa discutere. Francesco I fa discutere, anche se alcuni dicono che non si deve dire neanche Francesco I, però io in prefazione ho detto, siccome è aperto la stipite di questo nome, è logico che si deve chiamare per forza Francesco I, no Alessio? Sì, però no, il riferimento non è il fatto del numero romano o meno. La cosa che fa riflettere è che i papi fino ad oggi hanno sempre avuto nomi di apostoli o di papi precedenti che erano stati poi santificati, quindi i cosiddetti tra virgolette santi minori. Se noi prendiamo, ci attacchiamo diciamo un po' così al simbolismo della Chiesa, diciamo che il personaggio più importante nella storia del cristianesimo dopo Gesù è sicuramente San Francesco. Molti lo leggono come un gesto di umiltà, ma io e molti la pensano come me, specie in ambito vaticano, che non sia proprio un gesto totalmente d'umiltà, anzi sia esattamente il contrario. Assolutamente no, è un gesto di forza, forse per ripristinare quella luce di fede che momentaneamente si era persa in certi ambienti dell'alto clero italiano e straniero. Mi riferisco agli ultimi scandali su presunti casi di pedofilia e su tante altre situazioni che di pastorale e di religioso avevano molto poco, no Alessio? Sì, questo sicuramente, però pongo una riflessione, è come se uno che va in moto si facesse soprannominare Valentino Rossi, insomma, passatemi il parallelo, non mi pare una grande dimostrazione d'umiltà, insomma. No, assolutamente, però qualcosa bisognava pur fare. Qualcosa bisognava pur fare, però insomma, tra tanti nomi che poteva scegliere, poteva magari prendere un santo minore, insomma. Ma forse è una riflessione, è un po'... passatemi il termine, con rispetto parlando, è un po', secondo me, dal punto di vista da cattolico, dico che è un po' una spacconata, insomma. Sì, potrebbe essere tale, ma potrebbe essere proprio diametralmente l'opposto, perché per scegliere quel nome si è accollato una grandissima responsabilità, perché Francesco d'Assisi, per portare la fede in giro, in mezzo al popolo, in mezzo ai poveri, si è dato da fare veramente tantissimo, e quindi ricordiamo che San Francesco è anche il patrono d'Italia, quindi insomma. Sì, emulare quel santo, emulare le gesta di quel santo, ce ne vorrà, se non vado errato. Però per questo di solito si scelgono dei nomi tra virgolette low profile, perché tant'è vero che tra l'altro a conferma di questa cosa c'è stata una dichiarazione stampa dopo l'elezione del Papa che è stata a dir poco imbarazzante, nel senso che c'è stato qualche diciamo prelato minore particolarmente zelante che si è messo diciamo a precisare che la scelta di Francesco fosse non riferito a Francesco d'Assisi, a San Francesco, ma fosse riferito a uno dei fondatori dell'ordine, cosa che invece puntualmente è stata smentita, perché poi i comunicati stampa della Sala Vaticana hanno confermato che fosse stato scelto quel nome Francesco in base proprio a San Francesco d'Assisi. Esatto. Insomma. Senti, da giorno... cosa bisognerebbe riflettere su questo. Io personalmente, tra tutti quelli che erano stati indicati come papabili, non scola, io avrei visto di buon grado come personaggio un frate cappuccino come O'Malley, l'ex arcivescovo di Boston, ma queste sono scelte personali, insomma. Esatto, sono nostre indicazioni personali che poi nel conclave lasciano il tempo che trovano, perché lì dovrebbero aver preso delle decisioni, almeno secondo quello che dice la nostra religione cattolica, con l'influenza positiva dello Spirito Santo, che dovrebbe aver illuminato le menti e i cuori di tutti i cardinali. Per quanto riguarda, diciamo così, però da laico cattolico, in un momento in cui c'è la Chiesa che comunque è sotto attacco da molteplici fattori, da scandali e roba del genere, anche per dare un segno di cambiamento totale, e faccio un ragionamento politico non religioso, avrei visto un prete di buon vista, un prete comunque nordamericano, poi d'origine comunque irlandese,
e che comunque è comunque un anglosassone, che è il Papa che fino ad oggi è mancato, insomma. Oh, Alessio, da giornalisti invece adesso, un attimo solo, ma io stamattina ho letto delle situazioni riguardanti il passato di George, del signor Cardinal George, che non mi sono piaciute perché, ma che vai a sfilettare il fatto che alla fidanzata di tanti anni fa o mi sposo o mi faccio prete o si è fatto quello o si è fatto quell'altro e politicamente che avrebbe taciuto davanti ai dittatori argentini e non si sarebbe opposto loro in maniera ferma e decisa. Sinceramente, le ombre umane ci sono, io ritengo, su ogni papabile, su ogni papa, ogni pontefice forse ha delle piccole o grandi pecche umane che naturalmente quando svolge questa delicata funzione del vicario di Cristo in terra, bene, quelle cose si mettono dietro le spalle, a meno che non si tratti di macchie molto gravi, e bisognerà vedere il cammino pastorale che Papa Francesco I riuscirà e vorrà fare. Sì, quelle, diciamo, come tutte le cose, quando si guarda il passato delle persone, a mio giudizio dal punto di vista giornalistico è sempre una cosa di cattivo gusto. Sono un po' come le foto che sono state fatte circolare di Ratzinger con la divisa della gioventù hitleriana quando poverino aveva 14 anni. Bravo, bravo. Allora, spesso i giornalisti fanno un grosso errore. Che non prendono le notizie, ma non le vedono con l'occhio tra virgolette occidentale e non con l'occhio del paese in cui avvengono. Ti faccio un esempio banale. Ho trovato migliaia di colleghi, eccetera, eccetera, che in qualche maniera hanno demonizzato, per esempio, quando è morto Chavez. A me Chavez non stava simpatico, però bisogna dire che certo se tu lo vedi con l'occhio dell'europeo Chavez è un disgraziato, un dittatore, eccetera, eccetera. Però se non conosci la storia del Venezuela, e io ci ho vissuto, e non sai che cosa c'era prima di Chavez, non puoi giudicare un Esatto. personaggio così in valore assoluto. E così non si possono giudicare nemmeno i trascorsi adolescenziali di Papa Ratzinger che indossava quella divisa che i ragazzi in quel periodo sotto Hitler indossavano tutti, parliamoci Sì, chiaro. diciamo, cioè era la divisa di scuola, quindi insomma alla fine non, poveraccio, quello doveva andare a scuola, quindi o ci andava così o ci andava così, insomma. Senti, ma Ratzinger, Papa Benedetto XVI, ha pagato lo scotto anche di essere il successore di Giovanni Paolo II o mi sbaglio? Pagato una situazione che in Vaticano che si è aggravata dopo la morte di Giovanni Paolo II, che aveva un gran carisma a livello mediatico, a livello internazionale, a livello di Papa, ma che comunque aveva creato qualche problemino, il Vaticano l'aveva creato. Non mi sta particolarmente simpatico Nuzzi, però tutto ciò che è successo di brutto in Vaticano negli anni Ottanta in parte è successo perché servivano i soldi da mandare a Lech Walesa, quindi ovviamente dopo la dipartita di Giovanni Paolo II la situazione è precipitata, capiamoci. Ho capito, tu stai affrontando chiaramente l'aspetto politico del pontificato, ma Sì, come naturalmente. aspetto pastorale Giovanni Paolo II, scusa la ripetizione del termine, è stato secondo a nessuno perché è andato e addirittura ha vissuto un'epoca storica dove l'est europeo si è molto riavvicinato al resto dell'Europa e dove anche in Sud America e anche in Sicilia, quando anziché leggere un discorso che gli avevano preparato, ha buttato via i fogli, ha parlato a braccio ai boss mafiosi dicendo loro di pentirsi, di ravvedersi. Chiaramente poi non è che sono parole che si raccolgono lì per lì, però un papa molto coraggioso che non si è mai tirato indietro davanti a nulla e a nessuno. Poi è chiaro che essendo polacco è logico che ha remato di più verso la sua nazione di origine e provenienza. Guarda, faccio un commento breve. Una delle più grandi conquiste di Giovanni Paolo II è stata quella di aver fatto cadere il muro di Berlino. Se non ci fosse stato Giovanni Paolo II, questo non sarebbe mai accaduto. È stato un grande papa, è stato un grande comunicatore, è stato un grande pastore, nel senso che è andato in tutti gli angoli della terra per far sentire la vicinanza ai cattolici, la vicinanza del Papa. È stato il primo Papa che
che ha girato tutto il mondo, quindi insomma quello che Esatto, i meriti ce ne ha tanti e vanno riconosciuti. e soprattutto, È ecco, stato un Papa sicuramente innovativo. e ricordiamoci, se la memoria storica non mi inganna, perché io rispetto a te sono molto vecchio, potrei avere qualche laguna, è stato l'unico pontefice cattolico che è stato ammesso al sepolcro di San Giovanni Battista, le cui spoglie mortali sono conservate in una moschea che è musulmana. Ecco, Sì, esattamente, questo è un esattamente. fatto Comunque, storico. per informazione, potevi aver commesso un errore definendolo Papa cattolico, invece in realtà di Papa ce ne sono due perché c'è anche quello ortodosso, quindi Sì. Esatto. il tuo incipit era corretto. Questo Papa, in finale di questo collegamento, che ti ringrazio, che so che ti ho strappato una bellissima e importante riunione, dicevo, questo Papa può essere di nuovo pastorale come Giovanni Paolo II? Sarà con minore influenza, sarà meno mediatico, meno comunicatore? Oppure sta conquistando, almeno da 48 ore, il cuore della gente, cosa che Ratzinger, situazione che Ratzinger aveva compiuto non per sua negligenza, ma aveva compiuto molto molto di meno, in quanto essendo un carattere più scostante, più schivo, tante volte non riusciva a comunicare quella qualcosa in più che un pontefice dovrebbe comunicare ai suoi fedeli. Sono stato testimone io dal vivo che durante delle feste organizzate presso l'aula, dove il mercoledì si fanno appunto determinate riunioni, c'erano i ragazzi dell'Azione Cattolica che avrebbero voluto stringergli la mano ed essere benedetti da lui. Lui si è tenuto sempre molto distante, ma non per cattiveria, ripeto, perché è un carattere molto molto schivo. E anche questa scelta delibera di sua volontà, di sua iniziativa, di sparire nel nulla a Castel Gandolfo e poi in un monastero non meglio identificato ancora, sinceramente lasciano molte, no, lasciano molte perplessità, perché secondo noi un papa dovrebbe essere più propositivo, più attivo, stare in mezzo alla gente. Certo, la scorta ci deve essere, dobbiamo tenere tutti gli occhi aperti. Forse questo papa, Papa Francesco I, potrà ritornare a essere più pastorale, più propositivo e a tentare di riportare questa fede che mano a mano sta scomparendo, perché così lascio la conclusione a te, perché oggi come oggi, in Dio continuano a crederci moltissime persone, in Dio sì, ma nella Chiesa no. Riuscirà questo Papa a colmare questo baratro che si sta creando ogni giorno di più nei tempi moderni? Allora, vi dico una cosa, Ratzinger purtroppo aveva due difetti enormi, uno che era tedesco e quindi di suo era caratterialmente freddo, e seconda cosa era un elitista perché comunque è un teologo, diciamo, è un professore di università cattolica, quindi è un po', è normale che tenda a rimanere non simpaticissimo. Ricordiamoci che però comunque che i papi sono sempre stati così, tranne il cambio sia con Giovanni XXIII con la famosa frase quando tornate a casa date una carezza ai vostri figli e dite che gliela manda il Papa. Io ho visto, da quello che ho visto da Piazza San Pietro, diciamo che tendenzialmente per provenienza e per cultura, essendo argentino, dovrebbe essere facilitato nel rapporto umano. Staremo a vedere su quello che invece sono i contenuti teologici che francamente dovremo vedere perché comunque sarà stata l'emozione, sarà stato quello che vi pare, ma comunque diciamo il discorso d'apertura del pontificato non è stato particolarmente entusiasmante, insomma, è stato piuttosto, diciamo, abbastanza tra virgolette semplice. Ma nel cardinale George, Papa Francesco I, cardinale non lo è più perché adesso è Papa, ci crede più il credente Alessio, il cattolico Alessio, o il laico Alessio? Cioè, mi spiego meglio. Alessio crede di più in un Papa pastore di anime che riporterà tante pecorelle smarrite, per dirla biblicamente, all'ovile? O Alessio Papi crede di più a un Papa che sarà anche un abile politico e magari forse penderà di più per questa situazione piuttosto che per quella religiosa, oppure un perfetto equilibrista tra il Papa come capo dello Stato Pontificio, perché ricordiamolo, è anche capo politico dello Stato Pontificio, e un Papa pastore d'anime che dovrebbe essere l'amico
del popolo, l'amico dei poveri, di tutti i fedeli, di tutti i disagiati, che, come dice la religione cattolica, nel mondo di là avranno la luce e la gioia che magari qui non hanno per sofferenze varie. Faccio un'affermazione. Il Papa innanzitutto deve essere il Papa, seconda cosa deve essere un pastore e un capo di Stato, e se deve essere un capo di Stato deve comunque essere anche un abile politico. Penso di aver risposto, insomma. Ma la speranza dei fedeli che troveranno un nuovo pastore che li guiderà potrebbe essere esaudita, oppure questa è soltanto l'illusione dei primi giorni? Secondo me è un'illusione ai primi giorni, perché poi alla fine sarà un papa abbastanza comunicativo e quasi, non lo definirei folcloristico, però comunque sarà un papa che proverà a giocare di simpatia, questo sì. Poi però bisognerà vedere se oltre la comunicazione, oltre il modo di fare, quella che è l'apparenza, poi ci sarà dietro la sostanza, perché in Vaticano si stanno, diciamo così, il periodo che questi ultimi 5-6 anni, forse gli ultimi 10 anni, non sono stati certo i più felici per il Vaticano, insomma. Esatto, ma è sempre la Chiesa d'Occidente che ha questi terremoti, questi marasmi, perché quella d'Oriente, da che si è costituita e creata, è sempre stata più rigida, ma più stabile, più ferma, no, Alessio? No, è semplicemente una questione di società. La Chiesa d'Occidente opera in un contesto comunque libero, ampio, democratico, aperto e trasparente, quindi probabilmente da qua le cose si sanno e di là, non si, di là no, insomma. Poi comunque la Chiesa cattolica rispetto a quella ortodossa è quella con il maggior numero dei fedeli, e che comunque la Chiesa ortodossa, se si esclude la Grecia e pochi altri paesi, è tipica di paesi comunque dove non hanno un'alta considerazione della democrazia, quindi tendo più al fatto che di là l'informazione non circoli. Ecco, forse allora diciamo che il Papa d'Occidente ha un compito molto più difficile, Difficile perché ovviamente però in un deve panorama essere molto più trasparente. vasto e molto più positivo, forse rispetto a certe situazioni che sono un po' stantie e non crescono con l'andare avanti degli anni e dei tempi, no? Esattamente, Esatto. esattamente. Diciamo, la Chiesa Cattolica sente tutto, nel bene e nel male, il peso della modernità. Alessio, allora noi ci lasciamo con questa esortazione che sia un Papa che possa riportare quella luce positiva di fede che purtroppo in questi ultimi anni si è abbandonata, soprattutto anche dopo la partenza terrena di Giovanni Paolo II, e soprattutto io spero che questo pontefice non nasconda più nulla di negativo, ma possa portare tranquillamente alla luce determinate situazioni negative affinché ci sia quella pulizia che possa dare nuova linfa, nuova luce e nuova fede alla Chiesa Cattolica. Grazie, Sicuramente. Un abbraccio e buona serata. molto gentile per la tua disponibilità. Ciao Alessio, Ciao. grazie. Allora lasciamo così Alessio Papi, che è ritornato subito alla sua importante riunione politica. Come avete sentito, sono commenti differenti, a volte che convergono e a volte, che sono divergenti su questo nuovo pontefice. La speranza è quella di non avervi annoiato, perché di discorsi sul Papa ieri sera tra TG1, TG5, TG7, TG7, insomma, ne hanno detti a fiume. Noi abbiamo voluto semplicemente, dire la nostra, ma ieri sera che stavamo da quelle parti dove è stato eletto il nuovo pontefice, c'era una gioia immensa che, credetemi, era in tono minore quando fu eletto Papa Benedetto XVI Joseph Ratzinger. Naturalmente il tempo sarà testimone per capire se il cardinale, anzi l'ex cardinale Jorge Bergoglio, Papa Francesco I, potrà essere all'altezza della situazione. Non è un Papa che sconvolgerà e scardinerà tutto, assolutamente no. Deve ripristinare chiaramente l'ordine di uno Stato, lo Stato Vaticano, che ha, diciamo, delle situazioni da dover recuperare, e deve soprattutto ricostruire quel percorso di fede pastorale, secondo le regole della dottrina cattolica, che
che ultimamente si erano un po' disperse. E io poi spero che con i mezzi opportuni che il diritto canonico gli consente e gli dà come capo dello Stato Vaticano e come vicario di Cristo in terra di fare luce su tutte quelle situazioni negative di cattiveria, di malignità, di malvagità umana che se fossero accadute realmente bisognerà chiaramente fare pulizia. E finalmente una volta tanto che la struttura ecclesiastica possa punire i colpevoli in maniera esemplare e chiara. Perché quando ti macchi di situazioni come presunte violenze sessuali in danno di fanciulli e di fanciulle che non si possono difendere, non c'è attenuante che tenga. Detto questo, speriamo bene che questo pontefice riporti quella luce di fede che non c'è più da diverso tempo, sarà una sensazione distorta, sbagliata. Chiaramente è una nostra impressione soggettiva. Per quanto mi riguarda, ricordo solo che Papa Francesco I, ex cardinale Jorge Bergoglio, è un argentino di origine chiaramente italiana per quanto riguarda i suoi genitori, è un gesuita e come tali gesuiti sono conosciuti nel mondo come restauratori e come profondo conoscitore della fede e danno un cammino molto marcato, è il primo papa sudamericano, non ce n'erano stati precedenti, e questo papato chiaramente si aprirà all'insegna di tante e tante novità. Lui stesso poi è stato un abile diplomatico dicendo anche di pregare per il predecessore, Papa Benedetto XVI. Lo aspettiamo chiaramente davanti a tante situazioni e nel frattempo con la speranza e la certezza che questo pontefice, Papa Francesco I, faccia riavvicinare il popolo dei fedeli alla Chiesa. Perché oggi come oggi molti cattolici, troppi cattolici, continuano a credere in Dio, perché quello è incancellabile. Ma non credono più nella gerarchia ecclesiastica. Forse questo Papa riuscirà a colmare questo strappo. Staremo a vedere. Per il momento è tutto. Ricordate sempre stappradio.it, appunti e contrappunti con Roberto De Angelis. Ringrazio Alessio Papi della sua preziosa e squisita collaborazione. E naturalmente l'appuntamento è alla prossima. E per quanto riguarda appunti e contrappunti, vorrei ricordarvi che quando trovate sulla scheda del sito appuntamento senza preavviso, è proprio perché è un improvvisato. Appunti e contrappunti esce di giorno, di sera, nel cuore della notte. Abbiamo fatto un flash anche alle 3:20 del mattino. E oggi io ringrazio tutti gli amici che da Gaeta mi hanno permesso di effettuare questa connessione internet. Ringrazio, non posso dire la struttura che mi ha ospitato, ho capito bene, però ringrazio Biagio che mi è stato preziosissimo, ringrazio Andrea, ringrazio Marco, Raffaella, Rossella che mi hanno procurato il computer, lo dico tutto, il computer per cui siamo riusciti ad effettuare questo collegamento. Per il momento è tutto, Roberto De Angelis vi ringrazia, sempre con stappradio.it, mi raccomando, seguite tutte le trasmissioni e per appunti e contrappunti, stavo pure per fare la papera, mi raccomando, occhio e orecchio al prossimo appuntamento. Ciao a tutti, grazie e scusate magari se siamo stati leggermente lunghi.